Fare i conti con l'ambiente 2024, 17ª edizione. Oggi siamo in compagnia di Giulia Alberti di Catenaia, consulente ricercatrice in ambito sostenibilità di REF Ricerche. Ciao Giulia e grazie per essere qui. Buongiorno. Grazie a voi. Allora, parliamo oggi di tassonomia europea con un focus sul settore delle utility. Cominciamo con la prima domanda. Cos'è il regolamento tassonomia europea e quando è entrato in vigore? E allora, il regolamento della tassonomia europea, che è il regolamento anche detto 2020-852, è uno strumento di classificazione omogeneo a livello europeo, che è nato proprio con lo scopo di identificare quelle che sono le attività economiche considerate ecosostenibili, proprio per poi orientare i flussi di capitali, investimenti e le strategie verso investimenti volti a raggiungere quelli che sono gli obiettivi ambientali europei, ovvero anche gli obiettivi del Green Deal, che sono quindi mitigazione, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento e protezione della biodiversità. Questo regolamento è nato nel 2020 appunto e si inserisce, diciamo, all'interno di un quadro di politiche, di accordi sottoscritti a livello sia nazionale che internazionale, volte a guidare proprio una crescita sostenibile alla quale poi è stato preceduto il Green Deal europeo. Infatti nel 2018-2019 è stata presentata questa nuova strategia di crescita dell'Unione Europea, che mira proprio a una crescita economica mediante l'utilizzo di risorse, diciamo, più in maniera di risorse naturali in maniera appunto più efficiente e sostenibile, volta come ultimo obiettivo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. E quindi, diciamo, ci si è chiesto come poter raggiungere questi obiettivi così sfidanti. Ed è emersa quindi la necessità di reindirizzare quelli che sono i finanziamenti appunto del settore sia privato che pubblico verso attività e progetti sostenibili. Quindi nasce proprio il regolamento sulla tassonomia europea come strumento per aumentare questo tipo di investimenti, per definire, diciamo, una volta per tutte cosa vuol dire attività ecosostenibile. Quindi è un regolamento che ha sicuramente risponde in parte alle sfide climatiche e ambientali a cui diciamo ci troviamo di fronte, ed è un regolamento che è stato poi pubblicato in due parti: una prima parte, l'atto delegato sul clima del 2021, con cui già si è potuto iniziare a lavorare concretamente sugli aspetti tecnici, e una seconda parte, cosiddetta degli ulteriori 4 obiettivi ambientali, perché in totale sono 6, la cui pubblicazione però si è dovuta attendere fino allo scorso anno, fino al 2023. Quindi questa è stata, diciamo, l'unico piccola difficoltà, ecco, che ha avuto la Commissione europea nel completare il quadro normativo. E qual è l'ambito di applicazione? E allora, sicuramente si applica a tutti i partecipanti ai mercati finanziari, quindi che offrono prodotti finanziari all'interno dell'Unione Europea, quindi istituzioni finanziarie, asset manager, prestatori di servizi pensionistici e a tutte le imprese che sono soggette alla redazione di una dichiarazione non finanziaria. Questo aspetto ad oggi, questo ambito di applicazione si è allargato, in quanto faccio un piccolo, piccola, diciamo, appunto, che ad oggi quindi è entrata in vigore la CSRD, che è la Corporate Sustainability Reporting Directive, che allarga quindi l'ambito di applicazione sulla rendicontazione di sostenibilità. Quindi anche questo punto, quindi fino, diciamo, all'anno scorso, prima che entrasse in vigore la TPRD, la tassonomia si applicava soltanto alle aziende quotate, quindi che rispondevano alla dichiarazione non finanziaria. Ad oggi invece si allarga a tutte quelle aziende che sono soggette alla rendicontazione di sostenibilità. Quindi avrà un impatto molto importante su questo, perché appunto ci saranno tutti i soggetti rientranti nella CSRD, che sono i soggetti quindi definiti grandi imprese, che hanno in media 250 dipendenti, 50 milioni di ricavi e o 25 milioni di stato patrimoniale. Quindi anche queste tre criteri di dimensione sono anche stati rivisti leggermente nell'ultimo anno.
tutte le imprese quotate anche in paesi terzi, che però sono regolamentate nell'Unione Europea, e le PMI quotate, quindi le piccole e medie imprese quotate. Quindi fondamentalmente dovranno rendicontare all'interno del documento di sostenibilità queste informazioni sulla tassonomia. Ovviamente poi il regolamento, diciamo, non fornisce un giudizio sulla bontà dell'informazione, però occorre che l'informazione sia presente, quindi bisognerà rendicontare i KPI economici, una quota di fatturato, di spese in conto capitale, quindi CAPEX e, se rilevante, OPEX, relativi quindi ad attività che sono ritenute ecosostenibili. Quindi fondamentalmente bisogna fornire i dettagli di questi tre KPI per ciascuna attività economica, per capire appunto se l'azienda in questione è potenzialmente allineata alla tassonomia europea. Quali sono le principali attività ritenute ecosostenibili per le utilities? Ok, sì, per esempio per le utilities, diciamo, in generale ci sono le attività elencate nel regolamento degli atti delegati, coprono la maggior parte del settore industriale, quindi abbiamo attività manifatturiere, varie produzioni, energia elettrica, gestione dei rifiuti, servizi idrico e trasporti. E, lavorando poi all'interno di RF Ricerche, il nostro target di riferimento sono sicuramente le utilities, e avendo quindi analizzato le diverse attività, possiamo dire che le principali riguardano l'attività del servizi idrico integrato e della gestione dei rifiuti, quindi sono quelle che maggiormente i gestori ad oggi considerano. Si possono considerare anche delle attività trasversali, nel senso che all'interno del proprio piano di interventi e di investimenti ci possono essere anche appunto degli investimenti legati magari alla costruzione di edifici o all'installazione per esempio delle colonnine elettriche, al trasporto, si sta puntando anche molto alla conversione, diciamo, del parco mezzi con auto elettriche. Quindi fondamentalmente per quanto riguarda proprio per esempio un gestore del servizio idrico integrato, vi sono attività proprio ben specifiche riguardo per esempio la costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque, e l'attività, le relative attività di rinnovo, o anche la costruzione, espansione e gestione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue, come anche la digestione anaerobica dei fanghi di depurazione. Anche lato rifiuti, gli atti delegati comunque presentano delle attività specifiche, quindi che sono appunto legate alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, o ad esempio l'attività di compostaggio o di gestione anaerobica da rifiuti organici. E giusto un appunto, per queste attività vi sono presenti dei criteri tecnici a cui dover rispondere, quindi non è soltanto un'analisi economica in prima battuta, va poi correlato l'aspetto economico con l'aspetto tecnico. Quindi uno dei primi principali scogli in merito a queste attività è ad esempio il requisito di uno significant harm, che ricorda i principi requisiti di uno significant harm del PNRR, legato all'adattamento del cambiamento climatico. Quindi quello che abbiamo visto è che fondamentalmente l'analisi dei rischi del cambiamento climatico è una richiesta che viene posta, diciamo, in tutte le attività da dover essere superata, comunque da dover rispondere, e quindi questo è un aspetto molto, soprattutto in Italia, che si è ancora un po' indietro. Quindi il fatto di dover realizzare un'analisi del cambiamento climatico è sicuramente una delle principali sfide all'interno della tassonomia che i gestori degli utilities, ma mi viene da dire tutte, diciamo, le aziende, quindi i vari settori, dovranno affrontare, perché si tratta non soltanto di identificare i rischi fisici di transizione, valutare il rischio e la vulnerabilità del proprio asset, ma anche proprio individuare delle soluzioni di adattamento e quindi studiarle e selezionarle in modo tale che tramite analisi specifiche vadano a effettivamente mostrare che vi è la riduzione del rischio identificato e quindi comunque la soluzione di adattamento negli anni al rischio identificato. Le sfide che si trovano davanti appunto le utilities, ma ci sono anche delle opportunità, giusto? Sì, assolutamente. Diciamo che al di là del fatto che è un aspetto obbligatorio per la maggior parte delle aziende da qui a 2 anni, il beneficio principale è sicuramente quello di un miglioramento della reputazione aziendale, la possibilità anche di avere una base di investitori comunque diversificata, nel senso che se si hanno 0% investimenti allineati alla tassonomia,
non, diciamo, non è che quell'investimento non è valido, semplicemente non rientra in quel panel di investitori che vogliono investire in maniera appunto sostenibile. Quindi avere percentuali allineate alla tassonomia, quindi comunque impegnarsi in questo aspetto, vuol dire avere diciamo, una diversificazione degli investitori, si crea anche un flusso, diciamo, di informazioni, anche di standard di sostenibilità che è sempre più omogeneo, perché anche utile per fornire all'esterno informazioni univoche e non, diciamo, differenziate. Quindi si ha anche, come dicevo poc'anzi, una maggiore comprensione dei rischi della proprietà legata al cambiamento climatico e in generale un dialogo, comunque una relazione un po' più costruttiva tra azienda e stakeholder, soprattutto investitori e azionisti. E in ultimo, tendenzialmente la tassonomia europea può aiutare nella pianificazione strategica. Come vediamo, quindi si guardano gli investimenti e quindi può essere utile per un gestore pianificare nei prossimi anni, ma anche inserire all'interno di capitolati di gara aspetti tecnici legati proprio alla tassonomia europea, e questo già avviene. Quindi diciamo, da qui al futuro ci si aspetta che questi due aspetti vadano sempre di più in parallelo, ecco. Ti ringrazio, molto interessante. C'è qualche considerazione finale che vuoi fare? Che sicuramente bisogna comprendere anche opportunità, le sfide interne, soprattutto legate all'organizzazione, alla gestione della tassonomia europea, perché tra due anni, appunto, soprattutto per le grandi imprese, si avrà diciamo una concomitanza di scadenze, si avrà quindi la scadenza del bilancio finanziario, la scadenza del bilancio subitale che saranno inserite all'interno di un unico documento e la scadenza pure di questi aspetti. Quindi in quest'unico documento bisognerà rendicontare tutti questi aspetti, quindi sicuramente bisogna riorganizzarsi internamente, riorganizzare il proprio team, le proprie strutture, le proprie risorse, e poi ovviamente guardare molto alla parte tecnica, che è la parte, diciamo, più corposa. Quindi guardare sicuramente all'aspetto non soltanto dell'ammissibilità, quindi della parte più economica, ma dell'allineamento in toto, ecco, al 100%. Quindi insomma c'è tanto lavoro da fare. Grazie. Molto. Grazie a voi. Grazie mille per questa intervista, buon lavoro e a presto.